Allora andiamo a fare un giro? Vai, andiamo a fare un giro. Retrocamera servirà? Boh, c'è e ce la teniamo. Però ne potevo fare a meno. Boh, va. Andiamo va. Lo start and stop a freddo non si attiva, se Dio vuole. Ma ora lo levo, tac, già disattivato. Allora, freddo, lo scarico non è tanto rumoroso, comincia a rimbombare, a far casino quando è caldo. C'è un termostato che funziona in modo veramente efficiente. Appena partiti non è caldo, stamani c'è 19 gradi, nemmeno freddo, ma sono partito da 3 minuti e la temperatura dell'acqua è già a 90, molto efficiente. Frena, 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 frena. Qua lo infilo, cominciamo a buttarci dentro. Ui, come tiene? Oh. Via dentro, via. Ottimo. Tiene molto bene le curve, molto molto bene. Ti tiene dentro proprio e si esce velocissimi. C'ha un assetto bestiale. Diciamo che come impressione, come telaio e come assetto siamo un bel pezzo avanti rispetto alla Opel. Sono in quarta, mazza avanti e dura sulle buche, quindi butto dentro una terzina. Dentro, dentro, dentro. Ho ancora controlli attivati, un po' li levo. Manca poca benzina e qui non c'è distributori. C'è di comodo rispetto alla corsa OPC che qui non è necessario mettere benzina a 98, minimo 98 ottani, si può mettere anche la 95, in quell'altra sotto 98 non si poteva mettere, quindi tutte le volte a trovarla era un'avventura. Questa con la 95 perlomeno si fa dovunque. Disattiva un attimo il controllo. Credo si possa disattivare solo le SB. Vediamo l'effetto che fa. Ora si fa questo bel torrentino. Ogni seconda in seconda rimango. Chiudo. Wow! Mi tiene dentro a bestia. È precisa come una lama. Dove la metti sta. Senti come tiene. Oh, bestiale. È una lama, è una lama. Trallallira, trallalla. Autovelox, cazzo! Mi sa che l'ho preso. Speriamo che non fosse attivo. Perché l'ho preso. Da una secondina, senti là, siamo a 5.000 giri e ne ha veramente ancora, scoppietta lo scarico dietro, io lo sento, non so se si sente dalla telecamera. Qua lo prendo, vai. Davvero, davvero notevole. Attenzione, c'è una serie di ciclisti sempre per queste strade. Ora giù, giù per la montagna, via, via. Ecco una Nissan Micra all'orizzonte. Poverina,
piano piano. Sono io che vado forte. Vai, eh. Andando a comprare baccelli e pecorino per domani. C'è una botteghina, la roba molto buona qua a Rosano. E allora mi sono detto, vai, facciamo un primo video d'assaggio. Che colore pazzesco. Eccolo un altro. Vai, qua gli butto la secondina. Ah no, c'è una macchina, cazzo, non mi posso allargare. Apri, prende come una furia, mamma mia, il pericolo su queste strade, cinghiali, caprioli, ciclisti purtroppo ci sono. A posto, baccelli e pecorino, rifornimento fatto. Avanti su. Allora, ora torno indietro per la stessa strada. Se non rimango fermo per assenza di benzina, devo fare molta attenzione ai ciclisti perché ne ho visti davvero tanti. Allora, che cosa ho disattivato? I controlli ho disattivati. Lo start and stop l'ho disattivato. Lo start and stop, rendetevi conto voi. Ma sarà, gli farà bene alle macchine tutto questo accendi, spegni, accendi, spegni. Ci pensi in città con lo start and stop quante volte? Mo? Dice la batteria ottimizzata. Io non sono tanto tranquillo e lo disattivo. Poi si starà a vedere. Misto stretto, veloce, non c'è nulla da fare. Questa macchina è veramente micidiale. Senti qui questa terza, quando prendi voli via. Allora, prima, seconda. Seconda, qui entro dentro. Oh mamma, mamma mia, come tiene, non male anche questi Pirelli P0, non saranno le Michelin Sport Pilot, però hanno veramente un bel grip, veramente un bel grip. E la macchina è cattiveria inaudita. Dove la metti, dove va? No, non c'è da fargli niente, c'è da divertirsi e basta. Terza, super dentro. Vedi le punte che allargano, non si sa mai che cosa si trova. Una Fiat 1, che cazzo era quello? Ciclista. Altro ciclista, è pericoloso, poi stanno nel mezzo e non lo voglio portare via uno. Guarda qui quanti ce n'è, maremma buhaiola, qui c'è da fare strike. Su, su, su,
Allora, al di là di tutte le diavolerie elettroniche che tanto ormai non si possano più evitare sulle macchine da qui in avanti, questa Daily Car è una macchina fatta per divertirsi. La OPC era a un uso più tutto tondo, più comoda per un viaggio, qui dietro con i sedili in posizione davanti si sta un po' stretti. È una macchina fatta per divertirsi, senza dubbio va benissimo così, mentre nella OPC gli avevo cambiato l'assetto senza fare poi grandi passi avanti, perché lì aveva bisogno di barre antirollio, secondo me ben più robuste, c'era tutto, però non ho voluto fare preparazioni. Qui io non giuro, non tocco nulla. L'unica cosa che va bene, che va un po' migliorata, è la corsa del cambio con la lever, con la short shift che ho ordinato già, che deve arrivare. Secondo me ci si leva tutti le ultime ugge e dubbi e poi si va via sereni con una macchina che va bene così com'è. Quando premi a 4.500 ti porta su ancora, veramente ne ha, gira alta. Ho azzerato il consumo parziale per vedere il consumo medio sulla guida un po' veloce, almeno si fa una prova, visto che sull'uso lungo misto consuma un cazzo. Ah, fammi passare, cavolo, qua c'è la curva, andiamo con i B-Max, eccolo, andiamo. Tengo la corda dentro, ora via, apro tutta la terza fino in cima, via la seconda ora e via dentro. Apro, fuori, mostruoso, a questa coppia alta che si sente proprio tutta la potenza lassù in alto. Sulle strade aperte è assurdo e pericoloso, perché ovviamente ci sono altre persone, ci sono altre macchine, ci sono i ciclisti, ci sono caprioli, cinghiali, lepri, quindi se una macchina vuole spingere deve andare in pista, è l'unico posto sicuro dove correre veramente. Si può fare una tiratina per queste stradine senza esagerare, in modo da non dover mai, non aver mai bisogno di ricorrere a manovre d'emergenza, perché non si sa dove si va a finire. Vedi, la gente viaggia nel mezzo, purtroppo sulla strada c'è di tutto. Ora, questo mi verrebbe voglia di superarlo con la Giulietta. Continuo a tenere la terza a 3.500 giri, perché so che ne ho ancora un bel po'. E ora glielo do. Ecco un altro. C'è i carabinieri lì? No, è un posto abbastanza critico. Questo lo infilo dentro qua. Lui allarga perché non mi ha visto, ma io lo becco uguale. Seconda, via su. Oh, strappa il volante dalle mani, ha un grip pauroso, scarica veramente a terra tutti i cavalli che ha, non se ne perde uno. Qui avrei bisogno di tagliare e invece ho due macchine. Su, una Giulia,
Cazzo, i ciclisti proprio sulla curvona. Qui è pericoloso, via. Niente, devo stare attento. Scanso, sì. Vabbè, basta là, va. Allora, vediamo un attimo anche il consumo medio. Ho fatto con questa tiratina 12 litri per 100 chilometri. 12 litri per 100 chilometri continua a rimanere un risultato non da buttare. Sarà circa 8 con un litro. Considerato che non gli ho dato proprio tutto quello che potevo dare, anche tirando, tutto sommato, sono abbastanza contento. Speriamo che non mi siano andati Baccelli e Pecorino a giro per tutto il bagagliaio. Vabbè, direi basta così. Per ora, per oggi è tutto. Ci aggiorniamo prossimamente.